Ma buonasera. Buonasera a tutti. Stasera argomentino, mamma mia, spinosissimo, durissima stasera. E vabbè, bello, bello importante. Aspettiamo che entrano anche gli ospiti. Alla luce di quello che sta succedendo, alla luce della crisi di governo, oggi ci siamo sentiti con il dottor Francesco Schena, che era imbestialito, a dir poco imbestialito, e allora gli ho proposto, ho detto: vabbè, io, senti Francesco, facciamo una diretta, ne parliamo un attimino, sentiamo un po' qual è il tuo punto di vista e qual è il punto di vista di tutti quanti. Stefano, buonasera. Ciao ragazzi, ricordatevi di uscire dalla diretta e cliccare sul link che vi ho messo per vedere i vostri commenti, se no compaiono così, compare buio. Facebook user, dovete uscire, cliccare sul link che ho messo sulla diretta e mettere Ah, E buonasera. Eccoci. buonasera a lei. Pace e bene. Pace bene, pace bene. Ah, vedo dopo una fantastica assemblea. Guardami, ancora sudo, ancora puzzo. Vabbè, Che dobbiamo fare? quello puzzi sempre, Alzo, non aspetta è che alzo il condizionatore che. che. Sì, io sono al camione, sto. Mamma mia. Santi nomi. Sì, per forza. Francesco mi scrive che ha problemi di linea. Adesso Accidenti. mo si collega. Oggi ho sentito che in virtù di quello che ha scritto Francesco, no, sui vari post, era Sì. imbestialito, cioè ce l'aveva per tutti, ce l'aveva. Gli ho detto: vabbè, guarda, ti do spazio su una diretta, dico, vieni, entra e Sfogati. dico, sfogati, dilla tutta, tanto insomma siamo tra di noi. Beh, il quadro, lo Esatto. scenario politico non è per niente piacevole. Lo scenario politico è un delirio. Io poi, insomma, ho delle idee, ma se volete ne parliamo, ma credo che abbiamo assistito per l'ennesima volta a un meraviglioso incastro politico di una politica da quattro soldi in cui poi alla fine tutti sono ancorati alle loro poltrone e tutti se ne fregano bellamente dei 60 milioni di persone che gli stanno intorno a beneficio di quei pochi che stanno lì. Poi dare le colpe è un di cui, ma il problema nasce secondo me da un cinquantennio. E quindi ecco perché dico che è difficile dare delle responsabilità, perché secondo me siamo in un punto dove ci hanno draghettato nel tempo, spostando una serie di cose e una serie di dettagli che non sono dettagli, cioè ci hanno portato a pensare che uno vale uno. Lo dicevo stamattina parlando con un'altra persona. Ci hanno portato a dire che uno vale uno, e il problema non è di chi ha detto uno vale uno, il problema è di chi gli ha dato credito. È come dire: io che faccio l'amministratore di condominio, domani posso fare il politico e amministrare serenamente il paese Italia come amministro il condominio, che è una follia. Certo. Per arrivare qua non è che ci si arriva in un minuto, ci si arriva in 50 anni. Ci si Certo. arriva in 50 anni in cui è stata distrutta volutamente la classe politica e portata al rango di gentucola, è stato distrutto l'apparato culturale per cui la classe dirigente di adesso è figlia della merda e purtroppo. E purtroppo, scusa Daniele, ma poi le cose si hanno un nome e un cognome.
E purtroppo le persone, i giovani di adesso, con la scuola distrutta, non hanno più una coscienza critica, non hanno più niente. È quello che si dice all'italiano, no? L'italiano gli dai la figa, il pallone e i soldi per comprarsi un panino. Problema risolto con l'italiano. È la verità. Purtroppo è la triste verità. E siamo arrivati alla follia dell'uno vale uno, Guarda, da cui discende tutto. fa più notizia la separazione di Di Dotti e Ilic. Ilari che Certo, insomma tutte le certo che sì. problematiche politiche che abbiamo in questo Certo che momento, sì. ma veramente Certo che sì. fa veramente specie. E, nota di servizio, scusatemi, per chi non ha cliccato sul link, conviene uscire dalla diretta. Cliccare sul link StreamYard slash Facebook in modo che i propri commenti li possa mettere con il proprio nome, insomma, se no viene così, viene senza nome. Ok? Guarda, io E approfitto un attimo, il quadro, mi lo vado a prendere un scenario. portacenere, ma ti sento, eh? Guarda, Ah, va ti mollo bene. qui a schermo vuoto, ma giuro che sono qua, ti ascolto con le cuffie e quindi ti parlo anche, penso. Va bene, pensa un po'. E lo scenario è veramente inquietante. E il problema è che oggi noi amministratori viviamo lo scotto di una politica errata, di una politica sbagliata che ci ha prodotto tantissima fatica, no? Di assemblee, di spiegazioni. Ma guarda quello del corsivo, cioè, banalmente è una ragazza che ha parlato, no, di quello che succede all'interno di una comunità che è quella milanese, ha raccontato quello che succede nella milanese, insomma, però Ma poi, non se è vuoi, quella del corsivo è anche un altro piccolo genio, non ho capito come con una cazzata fare i miliardi a palate, che è, voglio dire, è il Sì, sogno sì. proibito di tutti, no? Oh, ragazzi, quella sta guadagnando soldi con la ruspa, Sì, sì. non è uno scherzo. Allora, passare la cogliona per prendersi i suoi 20.000 euro al Eccoci qua. giorno, ecco schiena. Ciao, Francio. Eccoci qua. Buonasera, scusatemi, ma ho avuto un problema tecnico. Un problema tecnico, no? È Aspetta. la crisi, è la crisi. Sì, Sì. è la crisi governo, sì. Esatto, no, terribile, terribile. Colpa, è Oggi, colpa di allora, Draghi. riepilogo, cioè che oggi, no, ho chiamato Francesco e ho detto: Francesco, ma i commenti, no, del treno, del capotreno, di quello che sta succedendo, è partito a valanga proprio. Perché, capito, qui è stata una valanga enorme di insulti, giustamente insulti. Io partirei No, insulti no, dai, no, da insulti no. un ragionamento, no? Mi hai detto è una legge sbagliata, cioè proprio è la 34 che è stata sbagliata del 2022, che parlava del super bonus e poi tutti gli emendamenti, 27 emendamenti che sono usciti, ne sono l'aggiustamento di tiro per cercare di far capire agli italiani che è stato un errore politico iniziale, legislativo iniziale, perché non avevamo i soldi. Cioè, qual è il quadro che tu hai valutato? Ma guarda, secondo me il DL34 è stato scritto piuttosto bene rispetto a quello che erano gli obiettivi che voleva raggiungere. Se noi andiamo a guardare il tema delle frodi da cui tutto nasce, tutto si muove, dati ufficiali ci dicono che le frodi riguardano il 2-3% del superbonus, non riguardano il DL34, riguardano altri bonus edilizi che sono nati effettivamente con delle maglie troppo larghe, vedi bonus facciate. Sì. Il punto è che questo, in realtà il governo Draghi non ha modificato nulla del superbonus, ha modificato il sistema di attualizzazione
del credito d'imposta, cioè ha modificato tutto quel percorso che consentiva ai fornitori, agli appaltatori, ai tecnici di monetizzare in concreto la moneta fiscale. Cioè, il problema è nato lì, non è nato nel DL34, certo, che non ha subito modifiche di nessun tipo. Certo. E tutto nasce non soltanto, nasce già a novembre del 2021 il problema che oggi molte imprese, molti condomini, molti amministratori, molti proprietari e tecnici stanno vivendo, ma il colpo di grazia arriva col decreto sostegni di gennaio, i sostegni ter, che nonostante si chiamasse sostegni ha di fatto inasprito tutto l'assetto procedimentale di attualizzazione del credito, che ha portato oggi ad una situazione di stallo che stiamo pagando tutti quanti. Ma io ho sentito Draghi che diceva come le colpe siano da addebitare a lui, a lei o a coloro che hanno scritto il DL34. Io molto sommessamente dico che così non è, perché in realtà nulla è stato modificato nel DL34, è stato modificato l'assetto procedimentale che porta all'attualizzazione della moneta fiscale. Questa è la realtà, questi sono i fatti. Io vorrei ricordare che come Draghi in Europa è andato a dire che il superbonus è una misura che non funziona, che non è sostenibile, che ha cancellato lo strumento della trattativa sul mercato. Sono tutte affermazioni che sono state puntualmente smentite. Sono state smentite da studi internazionali, sì, da studi accademici, da studi di organizzazione di Confindustria e altro. Sono stati smentiti, anzi è stato dimostrato esattamente il contrario. Sì. E cioè che per ogni 100 euro investiti in superbonus se ne sono stati mobilitati altri investimenti di gran lunga superiori. Quindi tutti i dati scientifici su superbonus sono positivi. Anche come gettito fiscale, nel senso che... Da tutti i punti di vista, come gettito fiscale, come riduzione del welfare, perché ricordiamoci che 400.000 persone assunte significa 400.000 redditi di cittadinanza in meno, significa 400.000 NASPI in meno. Quindi è tutto un sistema che alla fine porta sia nell'immediato periodo dell'anno della detrazione d'imposta, ma anche negli anni successivi, porta la bilancia a pendere sul lato positivo. Tant'è che questo argomento, cioè della non sostenibilità finanziaria del bonus, non è stato più tirato in ballo da Draghi, dopo che studi scientifici hanno dimostrato il contrario. Francamente si può discutere di tutto sotto il profilo politico, come anche la questione titoloni sui giornali, sono finiti i fondi, ma di quali fondi stiamo parlando? Non ci sono mai stati i fondi. Io veramente c'è stato un capitolo di bilancio posto a minor gettito, che è cosa diversa dal dire sono finiti i fondi. Tra l'altro, fior di economisti hanno spiegato, dimostrato come 30 miliardi di appalti in superbonus, che hanno generato 33 miliardi di crediti d'imposta, di fatto, numeri alla mano, determinavano un delta finale di 6 miliardi a carico dello Stato in 4 anni, e non di 33 come si è voluto far credere. Sì. E ricordiamoci che il reddito di cittadinanza costa 8 miliardi l'anno. Sì. Quindi i numeri hanno dato ragione a chi ha confezionato, concepito, ideato il superbonus, e hanno dato torto a chi invece diceva che non poteva funzionare. Poi le ragioni politiche, la condivisione o meno dello strumento è tutt'altra cosa, se ne può discutere, certamente.
però ecco, bisognerebbe dire le cose come stanno. Poi mi sembra un po' assurdo che Draghi venga a dire adesso dobbiamo lavorare per tirare fuori dai guai quelle migliaia di imprese che non riescono a vendere i crediti. Cioè, ma forse non è chiaro il perché ci sia stato questo pantano. Il perché deriva dal fatto che la compressione sistematica, chirurgica, che c'è stata a carico della circolazione dei crediti ha determinato proprio questo disastro. Perché non è il bonus, non sono i fondi che sono finiti, non c'è più possibilità per gli acquirenti, soprattutto operatori finanziari o altro che siano, non c'è più la possibilità di acquistare crediti per esaurimento dei plafond. Questa è la realtà. E questo esaurimento deriva dalla compressione della circolazione dei crediti. Tutto qui. Questo è il tema. Io poi, al di là della questione puramente politica, io dico solo una cosa molto semplice: che Draghi sia il miglior tecnico che si possa avere in questo momento è fuori discussione. Sì. Penso però che non sia il miglior politico, perché secondo me non lo è, è vero, però ha assunto una posizione politica, perché se sei un tecnico tout court, tu non hai avuto alcuna sfiducia, hai tecnicamente una fiducia e continui nel tuo lavoro. Se invece ne fai una questione politica, ti stai atteggiando da politico. Cioè, mettiamoci d'accordo, se è un tecnico ha bisogno dei numeri sulla carta per andare avanti, e ce li aveva quando i 5 Stelle in prima battuta hanno abbandonato l'aula. Ce li aveva, tant'è che il presidente ha detto la sfiducia non c'è, ne stiamo facendo una questione politica che vuoi parlamentarizzare, torna in aula. Questo è il tema, perché Draghi ha detto una cosa molto semplice: se devo stare io al comando di questo treno, lo devo fare con tutti, e l'ho detto in tempi non sospetti dall'inizio, ha detto io senza i 5 Stelle questo governo non continua, quindi ne stai facendo una questione politica. Ora io dico, ma siamo a 8 mesi dalle elezioni di scadenza naturale, qual era la necessità di farne una questione politica se loro stessi stanno dicendo che c'è da affrontare un autunno difficile? Allora, se c'è da affrontare un autunno difficile, io vado avanti anche senza i 5 Stelle. Cioè, questo è il tema, e quindi è diventata una questione se politica. Se mi interessa. Cioè, è quello che certo, ho scritto in uno dei assolutamente, commenti. No? Ma assolutamente. A me Draghi, chi me lo fa fare? Cioè, so che tra 2 mesi parte un delirio. No? No, chi me lo fa fare? No, Gianlu, non lo voglio sentire, nel senso. Perché? No, ma lui sta là per questo. Cioè, adesso non posso pensare che lui abbia pensato questo. Cioè, chi me lo fa fare? Cioè, tu stai dicendo che si è defilato. Questo sì, non lo posso credere, sì, cioè non lo voglio credere, sì, perché lui stava lì per non defilarsi. Ma il tuo ragionamento a priori non fa una piega. E quindi la maggioranza ce l'aveva, volendo poteva andare avanti, tecnicamente aveva la possibilità di farlo. Mi devo fare la domanda del perché non l'ha voluto fare, no? L'unica che mi viene in mente è, ma io sono Draghi, ma mi avete chiamato voi a fare questa cosa, a fare il tecnico, a salvarvi le chiappe da una situazione folle. Mi ci avete messo, io voglio tutto oppure niente. Perché? Perché sta per arrivare un momento per il quale o ho la copertura da parte di tutti o non mi conviene più stare su una sedia che diventa bollente. È pacifico, non può essere altro. Ma questo su questa sedia politico. Io ci sto se tu... È certo che è politico. Siamo d'accordo. È politico e non è un discorso da farsi da parte di un tecnico. È un discorso politico. Cioè, allora, il punto è questo, che lui ha cominciato a spostare il focus sull'aspetto politico, ha scommesso, secondo me, sul fatto che Conte tornasse indietro sui suoi passi, ha scommesso sul fatto che
non parlavano seriamente la Lega e Forza Italia quando hanno detto: se dobbiamo continuare continuiamo con Draghi, ma a questo punto Conte, i 5 Stelle lasciamoli a casa. Lui ha scommesso sulla debolezza dei partiti e ha perso. Certo, questo è un atteggiamento politico. Ma ha dimenticato la base della politica, che è quella del mantenimento della poltrona. Lo scenario era abbastanza chiaro prima. Ecco perché io ti dico. Allora, mettiamoci d'accordo. Sei un tecnico, fai il tecnico per l'incarico, perché ricordiamoci che parliamo di un governo del presidente. Un governo del presidente. E il presidente, quando i 5 Stelle hanno disertato o hanno lasciato l'aula la prima volta, il presidente gli ha detto di andare a parlamentarizzare la crisi e a tornare indietro, perché l'obiettivo primario in quel momento non doveva essere avere il consenso bulgaro, ma doveva essere traghettare l'Italia alla naturale scadenza della legislatura. Però io poi adesso non è che qui parliamo tutti per quello che sentiamo dire, io parlo anche per le dichiarazioni che ascolto, però voglio dire, io credo che ci sia, ora dico questo in termini assoluti, secondo me Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno sbagliato a non confermare la fiducia, ma questo errore è un errore puramente oggettivo, ma io non mi sento di fare una colpa sulla scelta politica di Lega, di Forza Italia come di 5 Stelle, perché alla fine questi partiti sono e a loro elettorato danno conto, no, anche perché sappiamo benissimo qual è la storia della politica italiana. Anche se si fosse stati in grado di arrivare alla scadenza naturale della legislatura, ma sappiamo benissimo che la campagna elettorale in Italia inizia l'anno prima. Lo sanno pure le pietre. Quindi è evidente che nel momento in cui tu, Draghi, sposti il focus sulla questione politica, tu stai dando modo ai partiti di cominciare a fare campagna elettorale. Perché diciamoci la verità, che si stia votando il 25 di settembre o il 25 di febbraio, non è che cambi tanto nella sostanza. Comunque si era già in campagna elettorale. Quindi secondo me, io credo che l'errore sempre di tipo politico che ha fatto Draghi, persona e tecnico che non ho neanche lontanamente gli strumenti per mettere in discussione, certo, però politicamente ha fatto l'errore di fare una scommessa. E io credo che questa scommessa, forse mi sbaglio, è una mia pura supposizione, questa scommessa gli sia stata suggerita dal PD. Perché questa è la realtà delle cose. Perché il PD rischiava di finire col diventare stampella di un governo a maggiore traino di destra e non più di centro, di trazione di destra. E questo certo sappiamo che benissimo, che il PD non è che abbia questa ambizione, e questo è perché forse probabilmente si scommetteva sul ritorno di Conte, perché l'errore è stato mettere la fiducia sulla mozione Casini. Io credo che lì si sia giocato tutto, la mozione Casini. Perché la mozione di Fratelli d'Italia e Lega era semplicemente quella che diceva: andiamo avanti, ma non più con chi mette in discussione il governo ogni 2x4. Questo è stato detto. Tra l'altro, sì, la storia dei fatti accaduti in commissione bilancio sul decreto aiuti dice che tutti i partiti si sono piegati al no di Draghi, che ha bocciato la cancellazione dell'articolo 10 sui tassisti e ha bocciato un emendamento presentato congiuntamente da tutti i partiti sulla liberalizzazione dei crediti. Quindi loro hanno continuato a piegare un pochino il capo nell'interesse di questa grande frase
La frase dell'interesse dell'unità nazionale è una frase che sta in piedi nella politica italiana dal 1947. Se noi andiamo a leggere gli atti dell'Assemblea Costituente che ha partorito la nostra Costituzione, noi leggiamo le stesse frasi da quel tempo. La politica italiana si fa scudo della questione dell'unità nazionale. Quindi, cioè, la realtà è questa. Io credo che sia stato un danno avere queste dimissioni, però purtroppo dei responsabili ci sono. La Lega, per sua parte sì, Forza Italia, per sua parte sì, Conte, per sua parte sì, ma anche Draghi, che ha fatto l'errore di scivolare sul terreno della politica, secondo me. Perché Draghi avrebbe dovuto imporre anche al PD la scelta di continuare sul piano tecnico, proprio in nome di questa ormai fantomatica, direi, interesse nazionale, unità Nazionale. nazionale. E questo è il punto. Poi tutti i riverberi che avremo su Superbonus, quali sono? Io direi, sentendo le dichiarazioni di Draghi di oggi, che ha detto che comunque andremo avanti col governo fino alle prossime elezioni per portare avanti i progetti e tutto quanto, soprattutto per il PNRR, e il governo potrà comunque con un decreto legge, nel famoso aiuti bis che si stava pensando, potrà comunque, se vuole, intervenire sui bonus. Ne ha più ampia facoltà, perché ricordiamoci Certo. che spetta al governo spetta deliberare le linee programmatiche direttive delle funzioni ordinarie del governo. Non lo dice nessuna norma, spetta al governo. Come spetterà questo governo la nota al DEF, come spetterà questo governo probabilmente imbastire la bozza di finanziaria che si dovrà mandare in Europa ad ottobre. Poi l'esercizio, io questa cosa che sento il timore dell'esercizio provvisorio, ma lo sento da Ma quando ero bambino l'esercizio questa è provvisorio. una stupidaggine, dai, Ma è una stupidità, non ma è se noi questo. andiamo a guardare gli atti e i fatti, 9 volte su 10 il Parlamento ha approvato la finanziaria il 30 o il 31 Infatti, di dicembre, signori. Cioè, siamo infatti, onesti un po' intellettualmente. a me Poi qui dispiace ormai è che politica. Ormai siamo in campagna elettorale, sentiremo dietro di tutto. queste vicende politiche, giustamente che hai riferito tu, ci siamo purtroppo noi piccoli amministratori di condominio che abbiamo portato e spiegato il superbonus nelle varie assemblee, abbiamo messo in moto una macchina gigante di ditte che hanno investito, anche degli stessi general contractor e abbiamo subito milioni di emendamenti, milioni di nuovi decreti, con le fatiche del caso, nel senso anche sfociate, lo vedo dal lato dell'amministratore di condominio, anche in revoche per incompetenza, no? Incapacità vista dai condomini nei confronti dell'amministratore di condominio nell'aderire al super bonus, di fargli fare il super bonus. Quello che ho sempre sentito dire è: ma il condominio accanto lo ha fatto, ma non è vero, non hanno fatto nulla. E di fatto è un progetto molto complicato, messo ancora più in discussione con i vari emendamenti, e in mezzo ci si è messa anche la politica, la campagna elettorale, già come hai detto tu correttamente, già iniziata. Questo un Sì, po' mi ragazzi, però voglio dispiace. dire, il quadro politico, scusate, hai ragione te, Daniele, però è più ampio il discorso. È vero che noi siamo amministratori di condominio e quindi ci rifacciamo la nostra realtà, no? Il problema è però molto più generale. Il punto è che, se vuoi, e condivido Francesco in questo, l'aspetto politico è stato totalmente trascurato e non era difficile intuire questa situazione, cioè non era difficile capire che i 5 Stelle
Conte stavano andando alla deriva con la scissione di Di Maio ancora peggio e che quindi inevitabilmente il PD sarebbe rimasto da solo. A chi gioca questa vicenda? Forse alla Meloni, ma la Meloni sta tanto bene da quella parte dove sta l'opposizione, perché dalla parte dell'opposizione fa tutto quello che gli pare. Adesso che succede? Qual è lo scenario che si prospetta? È che ragionevolmente la destra vincerà le elezioni. Chi ne sarà contento, buon per lui, ma vi prego di fare un uno più uno. La destra non è solo la Meloni, andrà Meloni più Lega più Forza Italia. E quando queste tre forze saranno insieme, usciranno fuori tutte le discrasie dei loro pensieri e succederà esattamente quello che è successo un mese fa, cioè le discrasie tra i 5 Stelle e il PD. Sarà la stessa cosa, con la differenza che ti troverai 3 mesi più avanti e dovrai ancora decidere se mandare le armi all'Ucraina, un PNRR ancora da sistemare, la crisi del gas, l'aumento dei prezzi, lo spread fuori controllo. Vi rendete conto di quello che sta per arrivare? Cioè, gli Sì, amministratori di condominio, le partite quello che sta IVA, per arrivare. Allora, io sai che cosa penso, Gianluca? Che la politica, se non avesse problemi da risolvere, perderebbe il motivo della sua esistenza. Perché questo. la radice di tutti questi mali ha un nome ben preciso, si chiama legge elettorale. Certo. Allora, se questi signori, prendendo per i fondelli 60 milioni di persone, negli ultimi 20 anni non sono riusciti a fare nulla di buono in questo senso, è perché non vogliono farlo. Ma è Cioè, ovvio. noi commettiamo l'errore di confrontarci con le conseguenze, con i drammi che derivano però dalla legge elettorale che non è in grado di consegnare al paese dopo l'elezione una maggioranza solida, sicura, in grado nel torto o nella ragione, secondo le proprie legittime ideologie, di governare. Questo è il Esatto. problema. In Svizzera, come in altri paesi, quando non c'è una maggioranza, il senso civico della politica porta tutti quanti a condurre la legislatura condividendo un minimo, come dire, un minimo denominatore, portando avanti comunque la legislatura, cercando di fare fattore comune degli elementi più importanti di ogni parte politica. Noi in questo paese non possiamo fare questo ragionamento per un motivo molto semplice. Perché il nostro problema non è soltanto la legge elettorale, è anche l'elettore il nostro problema. Perché Certo. l'elettore italiano, se dà il voto a Gianluca Cipriani perché Gianluca ha detto se governo io vi tolgo le tasse, e poi non può farlo perché in una maggioranza, in una coalizione gioco forza si devono ridurre le aspettative di tutti. Si devono Certo. sacrificare qualcosa detto in campagna elettorale, l'elettore poi ti punisce subito. Questo è il concetto. Perché la colpa non è che è sempre soltanto dei politici, perché io leggo spesso, no, tutti questi post che parlano, intanto pa danno degli idioti agli italiani come se loro non lo fossero, no? Tutti questi che commentano, gli italioti, gli italiani. Cioè, questi signori che pensano di non essere italiani o essere gli italiani quelli giusti, quelli buoni, però poi sono gli stessi che quando il loro partito, che sia il 5 Stelle, che sia il PD, che sia Forza Italia, che sia la Lega, chiunque esso sia, quando il loro partito, che si ritrova in un contesto di coalizione oppure addirittura di governo di unità nazionale, gioco forza deve rinunciare a qualche ideologia che ha trainato la campagna elettorale. Lo stesso elettore, dopo 2 giorni, comincia a dire che il suo partito ha sbagliato, che non avrà più il suo voto. Questo, cioè, il problema non è, il problema è un po' è sistemico.
certamente. Perché allora, mi fa piacere questa considerazione, perché evidentemente anche non sentendolo stai sposando quello che io ho detto un minuto prima che tu entrassi in diretta. Questa questione è sistemica, nel senso che è veramente un cinquantennio che ci traghettano in questa direzione. Cioè è stato sono state fatte una serie di cose per il quale la classe politica non è più in grado di essere una classe politica, no? Nel senso di tirar fuori i soliti nomi, ma averne di almirante, lo dice un elettore di sinistra, ok? Perché era un politico, santi nomi, con gli attributi del politico. Accidenti, questa cosa non esiste più, la classe politica è azzerata e al contempo la classe elettorale è una classe che non è più in grado di capire che cosa sta succedendo. Ci hanno portato qua sminuendo la scuola, sminuendo tutta una serie di cose, la sanità, ci hanno portato ripeto al concetto che secondo me è la chiave, perché è quello più evidente, più pacifico, ci hanno portato all'uno vale uno. Cazzo, più follia di uno vale uno, non credo. Però che possa guarda esistere. Però guarda, ti posso dire una cosa, questo uno vale uno, adesso non vorrei ripetermi, è una considerazione implicita nella stessa politica. Quando l'assemblea costituente stava decidendo le modalità di elezione del presidente della Repubblica, all'articolo formulato dalla commissione incaricata per questo dell'assemblea costituente fu presentato un emendamento che invece prevedeva l'elezione a suffragio universale diretta da parte del popolo del presidente della Repubblica. Un certo senatore Foschini ebbe a dire il 22 ottobre del 1947, lo ha detto diplomaticamente, ma la sostanza è questa: signori, non possiamo consentire al popolo italiano di eleggere il Presidente della Repubblica, perché sono dei caproni. Questo è accaduto nel 1947, atti ufficiali che sono accessibili a tutti. Detta in maniera diplomatica, il popolo italiano è afflitto da una grave deficienza tale da non poter con oggettività eleggere un Presidente della Repubblica. Questo è quello che pensa la politica dei propri elettori dal 1947. Sì. Sì, chiaro, mi hai allargato. Io ho parlato di un cinquantennio, tu mi hai portato indietro di 150 anni. Esatto, ma è cambiato poco. Esatto. La domanda che vi faccio, poco. La domanda che vi faccio in questo momento è: Draghi ha avuto paura del super bonus o ha avuto paura dell'aspetto politico del super bonus? Ha avuto paura? Perché non sono dimissioni legate al super bonus. Voglio pensare che abbia avuto paura delle conseguenze della bolla speculativa intorno al super bonus. Voglio ancora pensare che abbia avuto una ratio intelligente. Voglio pensare che non sia stato condizionato in questa cosa da ragioni diverse che non il bene pubblico, facciamo così. Voglio pensare che sia stato talmente lungimirante da pensare un gradino più avanti di noi, perché ne ha le capacità, senz'altro, no? E noi probabilmente non abbiamo le capacità di fare quel gradino in più. Voglio pensare questo, perché l'ha detto dal primo giorno che il superbonus non gli piaceva. L'ha detto da sempre, da subito, in ogni dove. E perché? Vuol dire che aveva una visione più completa, europea. Voglio pensare che a noi ci manca un pezzo, Daniele. All'Europa piace il superbonus, non ce lo dimentichiamo questo. Certo. All'Europa piace il superbonus, tant'è che la Francia e la Germania stanno studiando progetti di legge in questo senso. Certo, ma infatti questi sono il fatto della paura che Draghi abbia avuto, la paura dell'Europa. Ok. Ma non è fatto vero. No, non sono d'accordo, non è quello. Ti ripeto, il perché a me non infatti, è chiaro, però... Infatti Daniele sta dicendo abbiamo escluso questo tipo di possibile ipotesi, sì, no? Sì, okay. Sì, per me è fuori da... Non è quello il problema. Sì. Tra l'altro, scusami Daniele, il primo effetto speculativo lo stiamo vivendo oggi.
fino a qualche mese fa su 110 le banche pagavano 100, dopo un po' di tempo hanno cominciato a pagare 96, da settembre pagheranno 94, da gennaio pagheranno 90. Quindi primi a speculare. Adesso non voglio essere stranamente malizioso. I primi a speculare sono le banche, perché quello che Draghi diceva, l'effetto della cancellazione della trattativa. Intanto vorrei ricordare a Draghi che, allora, io ti porto un mio esempio come impresa. Forse Draghi non lo so se non conosce bene lo strumento, non lo so o che cosa gli hanno consigliato, dimentica che l'impresa esegue i lavori sulla scorta di un prezzario. E vorrei ricordare prezzario che solo 2-3 settimane fa è stato aggiornato, perché per un anno, anzi da maggio 2020 a maggio 2022, le imprese, i tecnici hanno avuto il decreto parametri, cosa per fortuna migliore, ma le imprese hanno lavorato per 2 anni a Superbonus con i prezzari del 2019. Sì. Forse bisogna ricordare che il 110 andava avanti tra le tante condizioni. Una di queste era che il tecnico avrebbe dovuto asseverare la congruità dei prezzi proprio in funzione dei prezzari. Dunque, il fatto che sia venuto meno, e questo è vero in parte, l'aspetto della trattativa che normalmente in economia porta alla calmierazione dei prezzi. Questo è vero oggettivamente, ma non negli effetti, perché i prezzi non sono aumentati per colpa del superbonus, sono aumentati, sì, per altre ragioni, e nessuno della filiera del superbonus ne ha avuto giovamento. Anzi, sì, io personalmente, per avere l'asseverazione di congruità dei prezzi su un computo Sisma, io ho trovato e ho accettato a computo il ferro a 0,90 centesimi, 0,90 euro. L'ho pagato come impresa a 1,45, quindi se c'è qualcuno che è stato danneggiato dal venir meno della trattativa, è l'impresa. Sì. Sì. Chi forse si è avvantaggiato di questo è stato il produttore, l'importatore, anche perché ricordiamoci che tante questioni, tante materie prime e semilavorati vengono dall'estero. Poi si potrebbe aprire un discorso enorme anche su quest'altra questione, perché siamo stati così intelligenti in Europa negli ultimi 30 anni da esportare know-how, pensando di divenire il paese della giacca e della cravatta e dei finanzieri dritti della situazione. Adesso nei paesi dove abbiamo esportato col convincimento, abbiamo esportato know-how col convincimento di ridurre il costo del lavoro e sfruttare manodopera a basso costo, adesso queste nazioni dell'est dicono: sai che c'è? Adesso io non produco più per te, produco per me, se vuoi tu compri da me. Adesso dipendiamo pure, ci manca poco che a breve dipenderemo dai paesi dell'est pure per l'aria, pure per, sì, l'acqua. Quindi sì, è un qualcosa, secondo me, che veramente è complesso, ma addebitare a Superbonus le conseguenze di questioni che sono di macroeconomia internazionale e mondiale, io lo trovo leggermente riduttivo. Sì. Cioè, capisci? Io lo trovo leggermente riduttivo. Non è che il Superbonus, essendosi rivelato uno strumento che si sosteneva da sé senza creare debito pubblico, senza arricchire le banche, non fosse gradito a qualcuno? Esatto. Il Superbonus è uno strumento sano e che funziona benissimo. Chi dice il contrario lo deve dimostrare scientificamente. Politicamente si può dire quello che vuoi. Politicamente è legittimo dire pure che Cipriani è una persona che mi sta sullo stomaco. Politicamente puoi dire quello che vuoi. Certamente. Ma tecnicamente è un'altra cosa. Tecnicamente è un'altra cosa.
so se ti sei reso conto nel momento in cui hai detto no, questa cosa, questa affermazione che il superbonus probabilmente dava fastidio a qualcuno, sono partiti 750.000 gente che ha messo No, ma è like un'ipotesi, eh? È sull'affermazione. Ma un'ipotesi. c'era, Ma così è che faccio. verosimile, è Io verosimile. faccio ipotesi, provo a fare È delle ipotesi. verosimile. È chiaro che è stato autofinanziandosi, autoproducendosi da solo e ha dato fastidio alle banche. Draghi è un banchiere, è chiaro che gli è caduto il castelletto in mano, tutto lì. Anche il cambio di prezzario. Ora, le società che cosa hanno fatto? Hanno fatto i loro capitolati sulla base del prezzario, nel nostro caso della Regione Lazio. Va bene, a un certo punto hanno cambiato prezzario, hanno preso il prezzario day, no? È chiaro che le ditte sono rimaste al prezzario, no, anzi è così, il prezzario dei sta qua, il prezzario generazio sta qui, è chiaro che le ditte sono rimaste con quel prezzario, cosa è venuto fuori? Frode fiscale, hanno alzato i prezzi, no, fermatevi, quelle hanno fatto, le ditte hanno fatto No, ma i aggiungiamo un'altra capitolati. cosa, non sono le ditte che fanno i capitolati, ma i tecnici. No, e infatti, no, ma Aggiungiamo quest'altra le cosa. ditte Non è al la massimo ditta fanno che fa il l'offerta. capitolato. Eh? La ditta al massimo fa l'offerta. La ditta al massimo fa l'offerta, ma su un computo quotato a prezzario non può essere che a ribasso, altrimenti il tecnico non ti Esatto. assevera la congruità dei prezzi. Certo, ovviamente, ovviamente. Però il fatto che gli infissi, allora, il fatto che gli infissi adesso siano arrivati a costare l'ira di Dio, sarà in parte colpa del superbonus? Probabilmente sì, ma in parte dovuto al fatto che ci sono costi elevatissimi di importazione. Signori, in Italia non si produce nulla degli infissi, gli infissi a stento si assemblano. Non si produce, arrivano le barre lunghe di 20 metri, cioè, ma non si produce quasi nulla in Italia. Tra le altre cose, al primo anno di economia e commercio impari una regoletta che se tu decidi di regalare un litro di Coca-Cola per i prossimi 30 giorni, ti arriveranno milioni e miliardi di domande. Se tu invece decidi di regalarlo in 10 anni, la questione cambia. Quindi il basso orizzonte temporale del superbonus, forse questo è stato l'errore della concezione, è evidente che ha portato il mercato a fare il suo mestiere, perché sul mercato nessuno è fesso, eh? Cioè, Certo. nessuno è fesso. Quindi è questo, forse questo è vero, è il vero, come dire, neo congenito del superbonus, cioè la durata di breve periodo. È stato un errore da un punto di vista economico, certo, perché ha fatto schizzare la domanda a 1000 e quando la domanda sale, non è che lo devo dire io che i prezzi rispondono di conseguenza. Quindi di che cosa ci stiamo meravigliando? Ciò non di meno, rimane una questione che colpisce i fornitori e non i clienti e non il mercato tout court, perché il mercato tout court, cioè di sbocco, cioè per l'appaltatore, è comunque sempre stato frenato dai prezzari. Sempre. Sì. Quindi chi ha avuto un'erosione di utile d'impresa è stato il fornitore, perché se io fino a 3 anni fa trovavo un metro di fibra di carbonio a 7 euro, di una certa grammatura, di una certa struttura, quella stessa fibra di carbonio oggi mi chiedono 25 euro. Sì, ma è chiaro. Ma sul prezzario rimane il prezzario, quindi sono io impresa che vedo erodere gli utili d'impresa. Il cliente, ancorché diciamo messo fuori dal concetto della trattativa, niente, non gli si sta chiedendo niente di più se non il E non prezzario. è passato Tra questo l'altro. messaggio. Il problema è che questo messaggio che stai dicendo, questo concetto che stai dicendo, non è passato. È passato il fatto che dal superbonus le imprese hanno straguadagnato, che le imprese hanno Sì. truffato. Come no? Come no? Questo che Adesso vedremo tu le sentite tutti i tutte giorni le dai procedure telefoni. concorsuali, che si apriranno a breve, diranno esattamente il contrario. Perché a quei condomini che dicono
Fanelli ci ha fatto perdere il treno. Bisognerebbe dirgli: dovete ringraziarmi che non vi ho messo un treno, che vi ho messo nella cacca, scusate l'espressione. Perché quel treno che molti dicono abbiamo perso, nessuno può dire oggi dove sarebbe andato a finire. Perché vorrei ricordare che ci sono migliaia di cantieri fermi, con le impalcature messe lì, e le impalcature costano per il semplice fatto che stanno lì, senza dipendenti, senza operai sul cantiere. Ci sono palazzi scorticati e adesso arriverà l'inverno e rimarranno così. Ci sono imprese che cominciano ad avere costituzioni in more di fila da adempiere per i contratti e rischiano di dover adempiere con i soldi propri. Cioè, ma signori, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Signori, io devo congedarmi da voi. Io spero soltanto che possa invece proseguire questa vicenda in un modo normale, per quanto può essere definito normale l'Italia, il sistema italiano, che in questa fase ha fatto più casino che in altri, ed è solo un auspicio, ovviamente. Credo che non scopriremo mai quali sono le vere ragioni che ci sono, se non riportando tutto a una questione molto più basica, che è quella delle poltroncine dei nostri politici, e quindi sviscerando e anzi sfrondando, perdonate, tutto quello che è l'aspetto nobile della politica, l'aspetto anche di Draghi, del tecnico messo lì per, secondo me, tutto molto molto più terra terra, e la verità vera è che siamo nelle mani di 20 poveri scemi che però hanno possibilità di fare di noi carne di porco, e questo per colpa anche della legge elettorale che dicevi tu, Francesco, ma non solo. Allora, l'ultima domanda, Gianlu, prima va via: chi è il prossimo presidente del Consiglio? E poi te ne vai. È un domandone. Vuoi una risposta figa? Berlusconi. Tu! Cioè, abbiamo litigato per 20 anni. Io non ho detto che è quello che vorrei. Tu mi hai chiesto secondo te chi sarà. Ah, va bene. Ok. No, perché Gianluca è sinistrone forte proprio. Io sono più a sinistra che Bertinotti, per me è de centro. Ma okay. Io sono di destra. Tu immagini che quando parliamo di politica io e Gianluca, che cosa può venire fuori, insomma, cioè che tipo di viene fuori quello che dovrebbe essere normale, un contraltare di pensieri da cui dovrebbe discendere poi un pensiero più generale, no? Cosa che nella nostra politica si è tanto persa, tanto. Ok. Signori, va bene. Dai, buona serata. Ciao, e grazie. Ciao. Buon proseguimento. Buona serata. Vabbè, niente. Quindi tu dici io per riepilogare, e poi chiudiamo, insomma, che ce ne andiamo a cena. Il Draghi non ha avuto paura sicuramente dell'Europa. Non ha pensato che forse non gli interessa nemmeno al problema delle imprese non ha pensato al gettito fiscale. Tu dici che ha pensato solo alle banche, perché relata refero, come disse Cossiga a suo tempo, Draghi un vile banchiere, va bene, il suo più grande errore. No, ma io no, io credo che... Allora, io penso una cosa, io do per scontato che una persona come Draghi non si possa mettere a spulciare, a leggere e a guardare tutto. Evidentemente esiste un Consiglio dei Ministri, evidentemente esistono i sottosegretari, evidentemente ci sono i consiglieri. Io credo che Draghi abbia avuto cattivi consiglieri. Non voglio pensare ad una sua iniziativa, ad una sua idea, anche se poi il risultato è quello, perché il risultato è che il mercato è finito in mano alle banche, e le banche decidono vita e morte delle imprese. Questa è la realtà. Certo. Però non voglio pensare che sia stato tutto preordinato.
sicuramente prima, se le banche hanno pagato 100, poi hanno pagato 90 e adesso stanno pagando 80, ti correggo perché stanno pagando 80, quindi è chiaro che il gioco delle banche ha funzionato molto bene, e quindi che sia un gioco preordinato da un banchiere che è Draghi, non lo so, non lo voglio pensare, voglio far finta di non pensarlo, insomma. Non lo so, io dico che noi amministratori di condominio, molto molto difficile, i condomini che sono partiti col 110 ci troviamo con l'acqua alla gola, perché come hai detto tu ci troviamo con condomini spogliati, condomini a cui non riusciamo a dare spiegazioni del perché non andiamo avanti o del perché non parte il super bonus, spiegazioni sul perché è partito il super bonus e non continuano i lavori. Beh, c'è una risposta a tutto questo, ed è una sentenza della Cassazione che dice che l'amministratore è un mero esecutore e non è neanche un professionista, quindi la questione è chiusa. C'è una sentenza della Cassazione che dice che l'amministratore non è altro che un mero esecutore e non è un professionista intellettuale. Dunque, credo che la questione amministratore sia stata risolta nel migliore dei modi dalla Cassazione. Non ogni istanza di responsabilità, ogni istanza di iniziativa, ogni istanza di competenza nel tema super bonus verso l'amministratore non dovrebbe dunque avere fondamento. Io mi guardo attorno e leggo e vedo questioni oggettive. Non ho detto e non dico che sono d'accordo con la Cassazione, perché secondo me l'amministratore non è affatto un professionista non intellettuale, non è affatto un mero esecutore, perché altrimenti se fosse un mero esecutore e finisse lì la questione, non ci sarebbero tante norme speciali di profilo penale che lo mandano in galera. Mamma mia, non vorrei essere ripetitivo su cose che io dico da anni, però il pazzo sono io, sì, il guerrafondaio sono io, quello che fa polemiche sono io, però mi dispiace dirlo, ma i fatti e la storia degli ultimi vent'anni mi danno ragione. E lo lascio con un quesito. Allora, il quesito, la domanda è sempre questa: chi sarà il prossimo presidente del consiglio secondo te, e che fine faranno i condomini con il super bonus? Guarda, chi sarà il prossimo presidente del consiglio evidentemente dipende dalla maggioranza che riesce a vincere le elezioni, però se fosse il centrodestra io sono d'accordo con Gianluca, perché Berlusconi paradossalmente potrebbe essere un elemento di moderazione tra, diciamo, di moderazione di contemperamento rispetto alle spinte che arrivano dalla forza da Fratelli d'Italia e la Lega. Però è evidente che per la storia degli ultimi anni, per la politica internazionale degli ultimi anni, Berlusconi non se lo aspetta nessuno, perché significherebbe, ma non lo so, io la vedo difficile. Se dovesse vincere il centrodestra, io non credo che Giuseppe Meloni riuscirà a essere presidente del consiglio. Se dovesse vincere invece il centrosinistra, penso un Letta, sì, anch'io. È difficilissimo secondo me. Il mio toto presidente è Letta Berlusconi, e questa è il mio pensiero. Però sarebbero entrambi un po' paradossali, perché entrambi sono stati, almeno diciamo così, ce l'hanno fatta bere la questione, sono stati un cambio di pagina, un cambio di il famoso stai sereno di Renzi a Letta è diventato una cosa che ormai si studia nei libri, nei manuali universitari. E le famose dimissioni di
Berlusconi, perché altrimenti lo spread arrivava a 8.000-9.000, sì, sono altrettanto ormai leggendari. Ora, pensare che si possa tornare così indietro nel tempo e così in maniera, come dire, contraddittoria, mi sembra un qualcosa di difficile, però tutto ci possiamo aspettare dalla politica. Che fine faranno i condomini con il super bonus? E che fine faranno i condomini? Secondo me saranno sempre di meno quelli che lo faranno, perché le pratiche che stanno attuando le banche sono molto chiare. Le banche hanno congelato i plafond del 2023 precedentemente assegnati, hanno sospeso e ridotto quelli correnti perché aspettavano l'evoluzione normativa per comprendere quale sarebbe stata l'individuazione del nuovo plafond da distribuire sul territorio nazionale, perché poi ogni banca, soprattutto quelle principali, adesso non faccio riferimento certamente al credito cooperativo, ma le grandi banche, il meccanismo funziona più o meno così, cioè si individua a livello centrale un plafond che viene distribuito con un criterio di omogeneità sul territorio. Poi sul territorio si fa la selezione dei fornitori e questo plafond viene a sua volta dalle zone di riferimento, viene poi assegnato alle imprese già selezionate. È chiaro che alla luce di questa continua modifica delle norme, le banche a un certo punto hanno esse stesse perso il controllo del plafond ammissibile e compensabile nei 4 anni. Quindi, per quello che so io, allora io ti posso dire con una certa assicurazione che in questo momento sono in corso delle istruttorie. Queste istruttorie sono finalizzate a riselezionare i fornitori, i clienti, e queste istruttorie troveranno un loro completamento nel momento in cui la banca a livello centrale individua il plafond 2023. Sono 2 miliardi, 3 miliardi, 1 miliardo. Questo viene distribuito sul territorio nazionale e poi localmente viene a sua volta ripartito tra le imprese, perché ormai i tecnici professionisti individualmente fanno molta fatica a operare con la cessione con lo sconto in fattura, vengono poi distribuite a queste imprese. Io posso essere testimone di un rinnovato procedimento istruttorio da parte delle banche che è nato a seguito dell'ultima circolare, quando l'Agenzia delle Entrate ha detto chiaramente che le banche, i soggetti finanziari che acquistano crediti, saranno ritenuti responsabili in solido laddove avranno peccato di negligenza, di scarsa diligenza nell'esaminare e valutare i crediti. Questo passaggio che tutti noi possiamo trovare nella circolare recente dell'Agenzia delle Entrate, quella che un po' ha unificato, fatto un po' la somma di tutti gli interpelli, questa circolare ha indotto quasi tutti gli istituti bancari a rivedere il loro processo di valutazione, il loro protocollo. Questo te lo posso dare, Francesco, questo te lo posso dare per certo, perché sono oggetto di questo tipo di valutazione. Aggiungo una cosa: eravamo impreparati a questo tipo di bonus, sia a livello legislativo che a livello finanziario, a livello bancario, a livello procedurale. Questo mi stai dicendo? No, sto dicendo che nel momento in cui le regole del gioco non cambiano in corsa ogni 45 giorni, è evidente che cambiare una regola significa determinare nuovi effetti. Ora, se tu, Agenzia delle Entrate, mi dici a giugno che le banche saranno ritenute responsabili nel caso di scarsa diligenza, mi sembra evidente che nessuna banca vuole rischiare il sedere per fare un piacere all'impresa Alfa e dargli 20 milioni di plafond. Cioè, è ovvio, cioè, io non è che le banche le metto sul banco degli imputati, le banche fanno il loro mestiere. E
poi si può dire tutto quello che si vuole delle banche, ma senza le banche nessuno lavora. Cioè, siamo un po' sinceri e onesti tutti quanti. Qual è l'impresa che lavora senza una banca? L'impresa che fa l'artigiano che fa 10 euro di fatturato al giorno in nero, ma tutto il resto hanno bisogno delle banche. Quindi non è che possiamo criminalizzare le banche. Le banche fanno il loro lavoro. Se domani gli si dice da ora in poi tu sarai messo sotto la lente di ingrandimento perché se viene revocato il credito o ridotto, perché esistono queste due misure, la revoca e la riduzione del credito d'imposta, andremo a vedere come ti sei comportato quando hai comprato i crediti da Fanelli. Allora la banca dice, cazzo, allora gli dirò a Fanelli che prima di darmi i crediti devo fare non più la radiografia ma anche gli esami del sangue. Perché io quando ho fatto il primo accordo quadro con la banca ho affrontato una certa istruttoria che mi ha dato X milioni di euro per 2 anni, con X 100 X mila euro al mese massimo di cessione. Quando le regole cambiano, la banca ogni volta ha cambiato le regole anche nel suo rapporto con me. Siamo arrivati al punto che per l'istruttoria corrente, per avere il nuovo plafond, non soltanto ha fatto la radiografia e gli esami del sangue alla banca, ma anche all'amministratore e ai soci di maggioranza. E non è escluso che domani mi chiami qualcuno e mi dica che vuole il certificato antimafia mio e dei miei parenti. Non è escluso, ma io non biasimo la banca. E la banca fa il suo mestiere. Se viva Dio l'agenzia di entrate dice domani tu sarai ritenuta responsabile, la banca fa bene a fare i controlli che deve fare. L'avrei fatto anch'io al suo posto. Voglio dire, non è che la banca è un'opera pia o fa beneficenza o chissà che cosa. È giusto che sia così. E questo sta rallentando tutti gli assetti procedimentali, ragione per cui molte imprese sono lì appese senza una risposta da maggio, da aprile. Io quando sono andato in banca l'ultima volta mi hanno detto oggi per te è Pasqua. Per quale motivo? Perché ti abbiamo sospeso il plafond fino all'anno prossimo. Bene, meno male che è Pasqua. No, è Pasqua perché sei una azienda comunque ammessa all'assegnazione del prossimo plafond. Per cui c'è da festeggiare. E in effetti c'era da festeggiare. Ora però devi superare un'istruttoria particolare che diventa sempre più stringente perché le norme diventano stringenti. Certo. Questi sono i fatti, non è una questione di parte, sono i fatti. Ci lasciamo alle 8:37 che andiamo tutti a cena, anche perché ti vedo sempre più meno illuminato perché sta andando via il sole. Sì, infatti è il tramonto che sta riflette. Il sì, tramonto bellissimo. Dai, mi sono abbronzato nel frattempo. Grazie a voi. Grazie come sempre, è sempre prezioso, Francesco. Grazie di tutto. Buona serata. Ciao. Ciao.